Sono attesissimi la prossima settimana, martedì 3 dicembre, al Palasele di Evoli. Stanno facendo un tour di grandissimo successo con tantissime date sold out. Sono Ine Gramaro, che questa sera ho il piacere di ospitare a Radio Alfa. Siamo insieme al batterista della band, Danilo Tasco, che saluto. Ciao Danilo e bentrovato. Ciao Antonella, ciao a tutti, buonasera, bentrovati a voi. E allora, dicevo, questo tour è di grandissimo successo, si intitola Una storia semplice, così come il vostro ultimo disco che contiene i vostri grandi successi. Sì, l'ultimo nostro lavoro pubblicato poco più di un anno fa, che contiene appunto 6 inediti più, diciamo, una raccolta di hits di questi ultimi 10 anni di storia insieme. E quindi una tournée che porta in giro questo best of, una tournée che ci sta dando, come sempre, grazie al pubblico, grazie al nostro pubblico, ci dà grandi soddisfazioni, perché come tu stessa dicevi è quasi completamente sold out in quasi tutte le città, insomma, quindi sì, grande piacere. Certo, immagino quindi che sia davvero bellissimo poi cantare tutti i vostri brani accompagnati dal coro del pubblico, che ovviamente in ogni data conosce alla perfezione tutti i vostri brani, tutte le vostre canzoni. Sì, un pubblico bellissimo che continua a dimostrarci questa voglia di essere lì con noi sotto al palco e cantare a squarciagola i nostri brani, una voglia pazzesca di divertirsi, e noi puntualmente saremo sul palco a ricambiare ed alimentare questa voglia e questa energia, che in qualche maniera poi, no, diventa un rimbalzo fra il palco e la platea. Una storia semplice, dicevamo, è il titolo del disco, il titolo del tour, e voi siete in 6 e nell'album ci sono questi 6 colori, ognuno di voi è rappresentato quindi da un colore. Ci vuoi raccontare questa cosa? Sì, il concept di questa raccolta appunto nasce da un'idea di Armanno nelle varie chiacchierate notturne, così nelle ore trascorse a immaginare, nasce appunto questa voglia di associare ognuno di noi ad un colore, quindi sì. Innanzitutto questa forma di esagono, che un po' con i suoi 6 lati ci piaceva rappresentasse, diciamo, l'immagine di della nostra band, e poi i 6 colori che Ermanno ha associato ad ognuno di noi, un po' per carattere, per similitudini caratteriali, per affinità. Penso che l'accostamento sia stato super azzeccato. Sì. Sento molto fiero di indossare il rosso, ecco, in questo. Ecco, infatti, tu sei rappresentato dal rosso in questo disco. Danilo, in quest'ultimo mese sono usciti anche 2 video inediti che un po' anticipano il modo di suonare di questo tour. Come è strutturata questa tournée? Come saranno questi live? Allora, questa tournée un po' vuole riportare sul palco, anche se in maniera ovviamente un po' più ristretta, quello che abbiamo fatto per i 2 eventi dello stadio di San Siro e dell'Olimpico, sì, che concerti che iniziavano con un momento prettamente proprio acustico, come se fossimo noi nella sala prove, però lì al centro del palco. Allora, per motivi logistici ovviamente i palazzetti non permettono questi grandi spostamenti, sì, all'interno del parterre. Allora abbiamo ritagliato all'interno, proprio nel cuore del concerto, c'è un momento acustico che è sempre il nostro ritorno in sala prove, quindi io stesso smonto giù dalla batteria, mi unisco con gli altri, andiamo sul proscenio lì davanti a fare un gruppetto, come se fossimo anche un po' in spiaggia, in sala prove. Ed è un momento molto intimo, è molto bello anche come la gente recepisce quell'intimità, con un grande silenzio che si viene a creare in quel momento, e quindi le dinamiche che sì, si riabbassano, si riavvicinano allo zero. Un momento di grande intimità, condiviso ogni volta con 5, 6, 7 mila persone, sì, di più ovviamente. Danilo, ma da quel brano Mentre tutto scorre, presentato a un Sanremo Giovani di diversi anni fa, ad oggi, a questo Una storia semplice, è passato tanto tempo, tanti dischi, tanti singoli di successo, quindi se dovessi dire qualcosa, che cosa diresti? Quale bilancio faresti? Ma non voglio ripetermi, però direi sicuramente un grande grazie al pubblico che ci segue, perché è il pubblico il vero motore del successo di una band, di un gruppo come noi, quindi l'affetto che anno per anno, disco dopo disco e singolo dopo singolo il pubblico ci dimostra, quindi venendo ai concerti, riempiendo questi palazzetti, non può che essere la nostra più grande soddisfazione, quindi non posso che non dire grazie a tutta la, sì, gente che ci segue e che ci permette di fare quello che ci piace fare. Una storia semplice è un doppio disco, ci sono 6 inediti, come dicevi, poi i grandi successi che vi hanno accompagnati fino ad oggi, perché con questo disco festeggiate 10 anni di carriera. Sì, assolutamente,
una raccolta con i sei inediti e poi un excursus dei brani più famosi della nostra storia, tra l'altro con l'inserimento di alcuni brani vecchissimi come Essenza e Solo, che risalgono proprio alle nostre primissime autoproduzioni, fino appunto ai sei inediti che rappresentano l'evoluzione poi produttiva che c'è stata, no, nella band, quindi sì. Anche il suono si vede, si sente che è un po', anche se i brani diverso. Sono rimasterizzati ovviamente, però il suono, comunque la matrice è cambiata, io spero, sì, resta quella matrice, resta quella, però appunto il colore è un po' cambiato e speriamo che sia sintomo di maturità sonora, quindi ormai. Ma sicuramente. Che... Danilo, invece, come nascono i vostri brani? Voi siete in sei, quindi immagino che ognuno di voi metta del proprio nella realizzazione di un brano. Come fate? Di solito chi è che magari dà il là per iniziare la realizzazione di una canzone? Sicuramente parte Giuliano con la stesura della canzone, che in qualche maniera già nel momento in cui la scrive, anche solo chitarra voce o pianoforte voce, ha detto da lui già è un testo che magari parla di noi sei, perché sì. In qualche maniera lui nei testi, nelle canzoni riporta la nostra esperienza di vita vissuta tutti i giorni e quindi la rendiamo un po', diciamo, strettamente tangibile sotto forma di musica. Poi sì. Ognuno di noi è presente appunto, diciamo, spiritualmente nel momento in cui viene già concepito un pezzo, anche se è solo uno a scriverlo, e poi ognuno di noi dà il suo porto, soprattutto nello sviluppare poi il brano, a farlo diventare passami il termine, un prodotto sì. Finito da poter pubblicare, quindi con tutti gli arrangiamenti e con tutte le influenze che poi ognuno di noi ha, come dicevi tu, siamo sì. Sei e siamo uno diverso dall'altro, quindi inevitabilmente l'influenza che ognuno dà a questo progetto comune sono sicuramente influenze diversissime e disparatissime. Quindi. E all'interno di Una storia semplice c'è un brano al quale tu sei particolarmente legato? Ma io sono molto legato a Che è mai successo? Sì. Per bellezza, che senza aggiungere niente potrei dire per bellezza, no? Nel sì. Dettaglio ti direi proprio per bellezza di testo, per universalità di testo, per l'impatto sonoro che è venuto fuori poi dall'arrangiamento, quindi sono molto fiero di quello che ha scritto Giuliano e di come abbiamo arrangiato poi insieme il prodotto. Certo, infatti questo è davvero un bel brano, ma lo sono insomma tutti. Io, Danilo, vorrei dare l'appuntamento agli amici che ci seguono al prossimo 3 dicembre alla Palasele di Eboli con questo concerto davvero attesissimo De Negramaro. Saluto te e il resto della tua band proprio con questo brano bello, quindi Ti è mai successo? Grazie a te, ci vediamo allora a Eboli, ci vediamo presto, vi aspettiamo tutti al concerto e divertimento. Successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare, cambiarne il senso della direzione per tornare nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. Che è mai successo di sentirti altrove, i piedi fermi a terra e l'anima leggera andare, andare via lontano e oltre dove immaginare non ha più limiti, è un nuovo mondo da inventare. Sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa perché è troppo bello da restare nei luoghi e il tempo in cui hai trovato ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so viaggiare oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente sulla vita che è meno importante di tutto l'orgoglio che non serve a niente, oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo delle cose che ognuno rincorre e non se ne accorge che non sono niente, che non sono niente.
fosse il modo in cui vorrei scappare, andando avanti, sempre avanti, senza mai arrivare. In fondo è questo il senso del nostro vagare. Felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare. Gettarsi in acqua e non temere di annegare. A me è successo e ora so volare. Stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente.